Sam, posso entrare? Non c'è abbastanza spazio qui. Qui non c'è abbastanza spazio. Sì, ho vissuto nell'East Village, conosco certi spazi. No, no, perché io rendo le cose troppo difficili. Perché io rendo le cose troppo difficili per tutti. Tutti quanti. Sam, io posso lottare per tutto il tempo che servirà, ma tu lasciami entrare, per favore. Finalmente, ecco, così posso vedere i tuoi occhi. Giorgio dice che tu hai bisogno di un po' di riposo. Sì, perché io non voglio più lavorare. Lì c'è troppa gente. D'accordo. Ti possiamo trovare un lavoro più tranquillo, perché ricordi, era una delle condizioni del giudice che tu guadagnassi più soldi. Tu devi guadagnare più soldi per prenderti un appartamento nuovo. Così Lucy avrà la sua stanza quando tornerà a stare con te. No, 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 ma perché Lucy non ha più bisogno di me, perché Lucy ha una nuova famiglia adesso e non ha più bisogno di me. Questo te l'ha detto lei. No, no, è solo perché io questo io lo so, è solo perché io questo io lo so. Questa è la prima cosa stupida che ti sento dire da quando ti conosco. Puoi riprenderti, Lucy. La legge favorisce le riunificazioni, ma tu devi lottare per lei. Sì, ma io ci ho provato, perché io ce l'ho messa tutta, ecco. Metticene ancora. Sì, ma perché tu non lo sai, perché tu non lo sai com'è. Io non so cosa. Tu non lo sai com'è quando ci provi e non arrivi mai a niente, ecco. Perché tu sei nata perfetta e io sono nato così come sono e tu invece sei nata perfetta. Ah, ma davvero? Sì, perché la gente come te non lo sa. La gente come me. La gente come te non lo sa che cosa significa. Che cosa significa essere felici? Perché tu sei nata così come sei. E tu non provi sentimenti, sì, perché tu non provi niente, sì, perché tu non provi niente, ecco! Ah sì? Tu credi veramente di avere il monopolio della sofferenza umana? Allora ti spiego una cosa sulla gente come me. La gente come me si sente persa, è piccola e brutta, completamente inutile. La gente come me ha certi mariti che si scoprono un'altra donna che è molto più perfetta di me. La gente come me ha dei figli che la odiano. Ed io urlo come una pazza dicendo delle cose orribili ad un bambino di 7 anni perché non vuole salire in macchina alla fine della giornata. E allora lui mi guarda con una tale rabbia. E io lo odio quel punto. Lo so che ti sto deludendo. Lo so che sto sbagliando con te. Lo so che meriti di più. Ma sale su quella cazzo di macchina. È come se io mi svegliassi ogni mattina e fallissi. Poi mi guardo intorno e sembrano che tutti gli altri ce la facciano. E invece io non ce la faccio. Anche se ce la metto tutta, è come se io non fossi mai abbastanza. No, non sono mai abbastanza. Ma tu sei abbastanza. No. Sì, tu sei molto più di abbastanza. Tu sei molto più di abbastanza, lovely Rita. Tu sei molto più di abbastanza. Tu sei abbastanza.